Comincia dall'Abruzzo, dalla casa della pallamano di Chieti, la marcia di avvicinamento della nazionale alle prossime qualificazioni europee. Gli azzurri in raduno da venerdì scorso nel centro tecnico federale preparano in particolare l'attesa sfida di domenica prossima, 16 ottobre, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara contro i campioni olimpici della Francia. Un match da tutto esaurito contro una delle squadre più forti del panorama mondiale e che promette di richiamare appassionati e tifosi da ogni angolo d'Italia. Chiaramente è una partita proibitiva, però è il sogno penso di tutti noi poter giocare contro giocatori che da 10 anni vediamo in televisione. Sarà una grandissima emozione per tutti e non vediamo l'ora di scendere in campo domenica. Il debutto assoluto della nazionale nel gruppo 8 è previsto per il 13 ottobre a Katowice sul campo della Polonia. La squadra partirà mercoledì da Chieti e rientrerà sempre in terra abruzzese in settimana per le ultime ore prima della affascinante sfida da lanciare ai fortissimi francesi. Nell'organico italiano anche due atleti abruzzesi, il portiere Andrea Colleluori, originario di Città Sant'Angelo, e l'ala sinistra teramana Stefano Arcieri. Oggi, nel frattempo, la federazione, in collaborazione con le società Handball Club e Prestito Pescara, ha indetto in piazza Salotto una giornata promozionale rivolta alle famiglie, un modo in più per attirare l'attenzione attorno alla partita di domenica prossima. Le coordinate di Italia-Francia sono già definite. Inizio alle ore 18 del 16 ottobre e biglietti in vendita sul circuito Viva Ticket. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta su Sky Sport.